Ma dunque, prima è stato tracciato un binomio, una sorta di opposizione fra sovranismo da una parte e globalismo dall'altra. Io non mi identifico in questo binomio, penso che anzi di essere un internazionalista come lo era Gramsci. Internazionalismo significa rapporto internazione, cioè tra nazioni sorelle, democratiche, ciascuna delle quali ha una sua identità, una sua cultura, una sua lingua. La globalizzazione è esattamente il contrario, è la perdita di diritti per le classi più deboli, e non è un caso che i difensori della globalizzazione oggi siano quelli che io chiamo i mondialisti, ossia gli appartenenti alla internazionale liberal finanziaria, che è l'unica internazionale oggi esistente. E poi la mondializzazione oggi è la distruzione delle diversità culturali e l'imposizione di un modello unico che dissolve la pluralità delle culture e delle lingue e che impone l'unico modello del consumatore anglofono senza radici, senza identità e senza cultura. Di tutto questo emblema è l'Unione Europea. Ecco perché comincia a emergere il dissenso, non perché i cittadini cambino opinione così improvvisamente, ma perché reagiscono alle politiche reali dell'Unione Europea, che è esattamente questo, internazionalismo con primato assoluto della Banca Centrale Europea, quindi mondialismo in realtà e non internazionalismo, distruzione delle culture, delle identità e imposizione di una vera e propria dittatura economica di tipo finanziario, quale si è manifestata nella sua forma più tragica ed endemica nella Grecia martoriata, a cui si sono veramente spezzate le reni. La famosa frase di Mussolini, Velarde, spezzeremo le reni alla Grecia. E poi andiamo da un ospite che io vorrei dire una cosa.